Buongiorno. Allora, aspettiamo ancora magari qualche minuto, che vedo che stanno aumentando il numero di partecipanti. Intanto mi presento, vi do il benvenuto prima di tutto a questa sessione, questa puntata di webinar che abbiamo organizzato. Io sono Alberto Clerici, sono Product Engineer Automation in Omron da ormai 5 anni. E traduco quello che vuol dire product engineer, ovvero il mio ruolo è quello di dare supporto tecnico di sede, anche commerciale, su una gamma di prodotti, in particolare i prodotti che riguardano la famiglia di controllori SysMac, la parte CMI, la parte di supervisione e un po' anche tutto quello che è il tema del collegamento verso l'alto livello, no? Che poi adesso vedremo proprio in questa presentazione. Magari alcune informazioni utili per il webinar. Allora, state tutti partecipando in modalità solo ascolto, quindi in modalità muta. Avrete comunque ovviamente la possibilità di fare domande tramite la console che trovate sulla vostra destra. Quindi sentitevi liberi in qualsiasi momento, anzi, io ve lo. In qualsiasi momento abbiate una domanda da porre, mi raccomando, scrivetela pure direttamente nella finestra di chat o domande. Prevediamo alla fine del webinar un quarto d'ora di poter proprio dare le risposte alle domande. Magari mi scuserò se non risponderemo a tutte, cercheremo di rispondere il più possibile in diretta, nel caso poi ovviamente avrete le risposte offline. Ok, le slide poi verranno inviate a fine webinar con anche la registrazione, perché questo è un webinar video registrato. Quindi iniziamo subito, che abbiamo tanta carne al fuoco. Tiro via il mio bel faccione e il bellissimo sfondo e iniziamo. Ok, quindi. Di cosa tratta? Cosa tratto? Di cosa vi racconterò in quest'ora di tempo insieme? Vi parlo anche di esperienze personali, perché no? Ma di un tema che secondo me è molto, molto estremamente interessante, quello dell'IT e OT. IT sta per Information Technology, OT per Operation Technology. Come il controllore di macchina ti può aiutare per creare un ponte, un bridge tra queste due realtà che molte volte sono distaccate. E mi spiego meglio con la prossima slide, un po' una slide magari simpatica, un po' troppo magari, però un po' secondo me, la visione di molte realtà industriali oggi. Ovvero ci sono molte volte due divisioni, la divisione dell'IT, dell'Information Technology, e dall'altra parte la divisione dell'OT, dell'Operation Technology. Divisioni con ovviamente delle persone che si occupano di cose diverse, di obiettivi diversi. E forse qua è anche un po' il fulcro di Industria 4.0. Non è tanto, lasciatemi dire, collegare dispositivi, quindi trovare il modo per scambiare dei byte, ma in realtà certe volte, nell'esperienza personale, ho visto che il problema vero è far comunicare le persone che si occupano di temi diversi. Perché andiamo un attimino a vedere giusto con degli hashtag. La parte IT ovviamente è concentrata su piattaforme che sono PC. Molte volte un tema, anzi, se non il tema principale, è la cyber security, soprattutto da qua in avanti, dove su infrastrutture anche complesse, molto complesse, per scambiare che cosa? Informazioni, non tanto bit, byte, ma dati aggregati su sistemi che possono essere multipiattaforma, per ovviamente agevolare quelli che sono dei processi industriali. Anche di business intelligence. Dall'altra parte c'è il mondo OT dell'operation technology, no? Lasciatemi dire quello che sto più a contatto col ferro. Non si parla più tanto di PC, ma di PLC, quindi neanche tanto di cyber security, seppur diciamo, è un tema, un topic che andrà sicuramente ad aumentare in futuro. Alla cyber security si contrappone un po' quello che ad oggi è l'aspetto principale di sicurezza, ovvero la safety. In italiano tutti e due si possono tradurre in sicurezza, ma in realtà la safety si occupa di proteggere l'uomo dalle macchine, la cyber security è l'opposto, no? Cercare di proteggere le macchine dall'uomo, da quello che potrebbe fare un uomo.
Sistemi PLC, sistemi proprietari basati su sistemi operativi hard real time, che molte volte quindi non lasciano spazio, non devono lasciare spazio a altri sistemi operativi, con dei field bus particolari, magari diversi, dei sistemi operativi compatti per utilizzo di HMI e quando va male l'utilizzo di porte seriali, no? Quindi vedete che ci sono topic diversi, persone che hanno competenze diverse. E proprio, vi ripeto, proprio per il tema di Industria 4.0 occorre collimare. Ma prima di andare avanti, un sondaggio, giusto per contarci un attimo e vedere chi siamo, no? Quindi vi lancerei questo breve sondaggio su questa domanda. IT/OT e tu da che parte stai, no? Vi chiedo di, giusto così, qualche secondo, vi lascio per inserire la risposta. Così no, non faccio la musichetta di sottofondo, mi sono ripromesso di non farla. Vi lascio ancora qualche secondo per fare la vostra scelta, così vediamo un po' più o meno le percentuali come sono. Ok, direi di chiudere questo sondaggio. Vediamo insieme i risultati. Ma allora, quasi l'80% ha risposto OT. Dai, un buon 22% dell'IT. Molto, molto bene, sono contento perché penso proprio che questo webinar possa dare delle valide informazioni anche chi si occupa nella parte IT. Perché molte volte, ovviamente, come Omron siamo molto conosciuti nella parte dell'Operation Technology, ma non in quella dell'Information Technology. E quindi sono contento che ci sia un po' di audience anche nella parte IT. Molto bene. Andiamo avanti. Quindi, perché IT e OT, da che parte stai tu? L'abbiamo visto. Da che parte sta Omron? Diciamo che Omron siamo molto focalizzati sulla parte OT dell'Operation Technology. Quindi tutta quella che è la nostra gamma di prodotti si basa sulla parte dell'Operation Technology, quindi come controllare, supervisionare quelli che sono dei processi automatizzati. Quindi ovviamente la parte di base di campo, dall'EtherCAT ovviamente per controlli in real time, per tutti quelli che sono i sistemi di motion, I/O, safety, visione, eccetera, passando per protocolli innovativi, mettiamolo così, come quello dell'IO-Link per collegare sensori a attuatori smart, e poi ovviamente tutta la parte di collaborazione, di machine to machine, di scambio dati tra controllori e tutti gli altri dispositivi, componenti intelligenti che abbiamo all'interno di una possibile linea, come potrebbe essere i mobile o i robot collaborativi o la robotica fissa, eccetera. E non ci dobbiamo dimenticare della parte alta, quindi vedete che al centro un po' di questa slide c'è un controllore. E se andiamo a vedere la prossima slide, è qui, insomma, questo è forse anche un po' il core di questa presentazione, ovvero questi sono i controllori, i PLC, i controllori di macchina. PLC che ormai in termini riduttivo dire si dice Machine Automation Controller, perché oltre alla parte di programmazione logica c'è anche una parte di controllo ASSI, per esempio, o scambio dati verso altri sistemi. Abbiamo una gamma definita di prodotti, partendo da quelli compatti NX1P2, passando a quelli modulari come l'NX102 o l'NJ o l'NX7, e poi anche una soluzione su PC. Giusto vi faccio vedere perché è su questo che si baserà la nostra presentazione. Quindi, che cosa possono fare questi controllori per agevolare quello che è lo scambio dati tra i due mondi? Come facciamo questo scambio? Quali sono le soluzioni che oggi vi andrò a presentare? Vi andrò a presentare una soluzione basata sul collegamento a database, quindi come il controllore può direttamente parlare a database. Come può comunicare col protocollo OPC-UA e come anche comunicare col protocollo MQTT. Per
Prima di andare avanti, un altro sondaggio, abbiamo sicuramente già stufati con i sondaggi, però giusto per capire quali sono quali di queste soluzioni conoscete meglio. Quindi vi chiedo ancora di inserire la vostra scelta, così poi sarà anche utile per me capire come andare avanti nella presentazione, cosa dedicare magari maggiormente tempo. Ok, magari ancora qualche secondo prima di chiudere. Vado, chiudo. Chiudiamo. E vediamo insieme il risultato. Ho un risultato che se prima invece mi sarei aspettato nel primo sondaggio, in questo caso vi dico la verità, mi aspettavo una risposta diversa. Quindi vedo che quella che maggiormente conoscete è proprio la connessione a database, al 56%, al secondo il protocollo PCI, invece pochi di voi conoscono il protocollo MQTT. Allora, dal punto di vista del protocollo MQTT, vi dico la verità, me lo aspettavo, perché è un protocollo effettivamente IIoT, ma più IoT, quindi Internet of Things, più che Industrial Internet of Things. Però mi fa piacere perché vuol dire che avrete magari degli spunti alla fine di questa presentazione. Mi trova sorpreso che conosciate meglio il database che il protocollo PCI, ma da un certo punto di vista sono anche contento perché è una soluzione molto, molto interessante e che molte volte vediamo che i nostri clienti o comunque utilizzatori non conoscono. Perfetto, vi direi che vi ringrazio comunque per la collaborazione a questo webinar 4.0, andiamo avanti. E andiamo proprio a vedere la parte di connessione a database, anche se vi ho detto 56% già dice di conoscerla bene, ma allora magari un ripassino non fa mai male. Cos'è questa soluzione? Questa soluzione, mettiamola così, evita di fare questo, ovvero questo è il disegnino, lo schema che trovate qua a sinistra, ovvero che c'è un computer che è messo tra il PLC e quello che è il database, e deve fungere da traduttore banalmente, cioè deve avere un software installato per poter andare a parlare con i controllori e scambiare i dati col database. In realtà la soluzione database direttamente sul controllore, quindi connessione database direttamente sul controllore, permette di evitare questo, cioè permette di evitare l'introduzione di un computer o comunque di un software lato database, ipotizziamo sia il database lato, quindi il mondo IT, supervisionato anche da chi si occupa della parte IT dell'azienda, direttamente quindi andando a utilizzare un client SQL sul controllore stesso. Che vantaggi porta? Porta per esempio il vantaggio, uno, di lasciare a chi si occupa della parte di macchina effettivamente il ruolo di costruttore di macchina e di programmazione, più che di gestione del database o delle informazioni magari anche critiche. Di business intelligence da parte del mondo IT, ma anche permette di uno di avere uno spooling dei dati, ovvero quando il database non è più raggiungibile, mettiamo a caso un collegamento, il collegamento mancante, il controllore ha la funzionalità di salvare al proprio interno i dati che avrebbe dovuto inviare e inviarli poi in autonomia. Esecuzione di stored procedure. Questa è una cosa estremamente interessante, ovvero la possibilità di poter eseguire, cioè il controllore può richiamare un algoritmo che in realtà vive lato database. Quindi chi lavora lato database può creare degli algoritmi per poter operare sulle tabelle a suo piacere e lasciare solamente a chi si occupa del controllore, lasciatemi dire, una chiamata a come se fosse un blocco funzione, con degli ingressi e delle uscite. Questo è un qualcosa che effettivamente quando lo proponiamo in una discussione tecnica ed è presente la parte IT del cliente, vediamo che è un qualcosa per cui si trova sempre una piacevole sorpresa. Che vantaggi porta ancora? Autentificazione, crittografia e gestione dei certificati, ovvero la possibilità di essere sicuri che sia il controllore che sta lavorando con quel database e non un man in the middle, no? Uno che si scambia per esso e cerca di trarre dei benefici.
E poi che l'integrazione è totale, ovvero il lato programmazione risulta in una finestra per la configurazione di quelle che sono le informazioni sulla connessione, quindi indirizzo IP del database e utente password per l'accesso, la conversione di quelle che sono le tabelle lato database in quelle che sono dei tipi di dati strutturati sul controllore e l'esecuzione di alcune funzioni, di alcuni blocchi e funzioni preesistenti. Vi faccio vedere un breve esempio. Qua abbiamo un esempio con una connessione in alto, quindi eseguo la connessione con questo blocco funzione dbconnect, la connessione al database è eseguita perfettamente, associo la variabile che vorrò inserire all'interno della tabella con quella che è la tabella sul database e poi con questo ultimo clic invio il record, ovvero eseguo una funzione che è la dbinsert, che si basa sull'insert. E se adesso ci spostiamo alla parte database, andremo a vedere che abbiamo popolato il nostro database, in questo caso un MySQL, con quella che è l'informazione che arriva dal controllore. Se siete maggiormente interessati, trovate nel link qua sotto un video tutorial che ho creato di una decina di minuti, che fa vedere proprio i quattro step che servono per mettere in piedi il primo scambio dati. Facciamo due esempi. Primo esempio sulla tracciabilità. Ovvero ipotizziamo di voler andare a monitorare, salvare, ma anche di più, andare a comunicare direttamente con quello che sono le informazioni messe a disposizione da un sistema ad alto livello dell'azienda che esegue questo processo. Il processo che cos'è? Il riempimento di questa bottiglia, ipotizziamo sia passata di pomodoro, il suo primary packaging, cioè quindi la stampa di quella che è l'etichette e quello che è per esempio, la scadenza. Il quality check, quindi andare a riconoscere la correttezza delle informazioni stampate e, per esempio, un controllo sulla qualità, quindi sul livello, per in modo da rispettare il livello minimo massimo del riempimento, e poi, per esempio, l'aggregazione su un pallet. Tutte queste sono processi che devono comunque trovare una coesistenza tra quello che è la parte di OT e quella che è la parte dell'information technology. Questo anche per aumentare la flessibilità del processo. Il riempimento come può essere fatto? Ma per esempio ipotizziamo che sul database gestito dalla parte T ci siano due tabelle, la tabella dei jobs e la tabella del process. Cosa vuol dire? Nella tabella dei jobs io troverò le attività che devono essere fatte, quindi quali lotti eseguire. Sul processo invece andrò io dinamicamente a costruirle in modo da tracciare il processo attuale. Cosa può fare il controllore con funzionalità database? Ma può andare a fare una select, quindi dalla tabella jobs andare a recuperare qual è il numero lotto e la ricetta che deve eseguire in quel momento. Per esempio, gli dirà quale di quei due serbatoi andare a utilizzare. E intanto andrà a creare un inserimento sulla tabella dei processi, un nuovo record, per poter loggare, per esempio, le informazioni sulla data e ora di quando farà tutto il processo e l'esecuzione del processo stesso. Potrà per esempio anche andare con un update ad aggiornare questa riga di processo con le informazioni sul lotto delle bottiglie utilizzate, magari utilizzando un barcode reader wireless, in questo caso uno dei nostri, e poi il processo di riempimento. Passiamo al primary packaging. Cosa vuol dire? Che il controllore va a comunicare con una stampante con i soliti metodi, mettiamola così, ANTI 4.0. Ma dall'altra parte è il controllore che può andare a prendere le informazioni da stampare direttamente dalla tabella jobs sul database. Informazioni sul QR code, sulla data di scadenza e sul barcode. E infine anche aggiornare quella riga che ci sta tenendo traccia del processo con le informazioni sull'orario. E infine il quality check, ipotizziamo di avere una camera collegata in Ethernet IP, andiamo a controllare, per esempio, che quello che va a leggere la camera sia uguale a quella che trovo nella mia ricetta jobs. Potrebbero essere controllori differenti che fanno parte di una linea, quindi ogni controllore con la propria funzione database può andare a interloquire ad aggiornare la tabella o leggere la tabella. I controlli sono, per esempio, sul livello, anche sulla posizione delle etichette. Posso andare ad aggiornare e tracciare anche i risultati di questi controlli. E infine l'aggregazione, quindi per esempio la creazione di quello che è il pallet, andando ad inserire sul
sul palet stesso andando a porre quella che è l'etichetta stampata con lo stesso metodo, quindi andando a recuperare le informazioni lato database. Vedete che in questo modo svincoliamo quello che è il controllore da quelle che sono le informazioni che devono risiedere a un livello più alto. E chiudiamo anche il nostro processo inserendo l'orario di chiusura. Un altro esempio vi porto adesso è quello dell'assemblaggio per esempio, dei nostri IPC. Quindi i nostri IPC, attenzione, questo ovviamente è un messaggio pubblicitario, no, ma con questi IPC sono altamente customizzabili, quindi il cliente può andare a scegliere la propria configurazione e quello che poi risulta sono una serie infinita, più di 1000 combinazioni. Questo vuol dire che poi c'è un operatore che in base all'ordine, va a inserire, a scegliere i giusti pezzi per combinare il prodotto. Anche questo può essere fatto grazie alle funzioni di database sul controllore. Che cosa può fare? Quello che può fare il controllore è andare a parlare col database, non tanto direttamente con le tabelle, ma con una funzione, una stored procedure, che viene gestita dal mondo IT. Quindi cosa può fare l'operatore? L'operatore al banco può richiedere un nuovo ordine tramite le CMI. E quello che fa il controllore collegato a queste CMI è quello di eseguire una chiamata a una stored procedure, mettiamo che si chiami get order. Questa get order restituisce un risultato in base a che cosa? In base a delle logiche che sono scritte sul database e potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Potrebbe cambiare il nome della tabella, potrebbe cambiare il modo con cui viene selezionato l'ordine da scegliere, magari con qualche priorità. Quindi tutta una logica di business intelligence che viene lasciata a lato IT. Il controllore deve ricevere solamente che cosa? La ricetta. La ricetta, il numero dell'ordine, magari qualche informazione da mostrare all'operatore. Cosa potrà fare il controllore? Visualizzare ai CMI i componenti da prelevare o anche potrebbe anche addirittura andare a illuminare quelli che sono gli slot dove ci sono i pezzi da scegliere in modo tale che l'operatore sia facilitato nel picking del giusto componente da assemblare. Passiamo alla seconda parte. Seconda parte è la parte di protocollo OPC Way. OPC Way, protocollo che deriva dall'OPC DA, quindi è la stessa organizzazione, ma in realtà ha cambiato estremamente la veste. Non si basa più su Windows, è un sistema multipiattaforma e è un sistema che adesso OPC Way lavora a scambio di oggetti e non più come il DA usava lo scambio effettivamente di aree di memoria più a basso livello. La soluzione OPC Way Server cosa permette di fare? Permette di poter evitare l'utilizzo ancora una volta di un computer che alla fine deve fare da traduttore tra quello che è il protocollo di comunicazione dei controllori e quello che è invece il protocollo utilizzato da un sistema più alto livello, che potrebbe essere un client, uno SCADA o un sistema MES o ERP. Quindi quello che si può fare è evitare l'utilizzo di un computer o di un software in più e utilizzare un OPC Way server direttamente sul controllore, laddove ci sono ovviamente le informazioni che ci servono. Quindi non è più necessario un middleware perché nella configurazione server e client dell'OPC Way il server diventa il controllore stesso. E viene definito come protocollo naturale per Industria 4.0 perché in realtà ha una serie di fattori di interesse, come di funzioni, come può essere l'autentificazione, la gestione della crittografia, la parte di gestione dei certificati, così come abbiamo visto sul lato database, anche sull'OPC Way sono parti critiche fondamentali, ovviamente per andare nella direzione di avere cyber security effettiva anche all'interno del mondo OT. Cosa c'è bisogno di fare sul controllore? Banalmente si tratta solamente di abilitare la funzionalità di OPC Way Server, specificare una porta se non si volesse usare quella di default, e poi scegliere il giusto livello di autentificazione e crittografia che si vuole utilizzare in base alla scelta anche fatta sul client. Quindi, per esempio, ci potrebbe essere la possibilità di dover scambiare dei certificati. Il controllore è capace di andare a recuperare il certificato del client quando il client prova a fare la prima connessione.
Perché l'OPC2A? Abbiamo detto protocollo nativo Industria 4.0, estremamente pubblicizzato anche in soluzioni, per esempio, come lo standard PACML di OMAC per quanto riguarda processi di packaging. Permette di uniformare quello che è il protocollo da utilizzare dal livello IT verso il livello OT. Quindi il controllore, che qua diventa il fulcro di questa, mettiamolo così, il ponte in questa piramide in cui sopra ci sono sistemi ERP, MES o semplicemente SCADA che devono andare a dialogare, scambiare dati con tutta una parte di sensori e azionamenti che nascono con protocolli completamente diversi e con esigenze diverse. Il PLC diventa, anche in questo caso, il gateway di accesso tra questi due. Un caso, per esempio, SAP, per esempio, la parte di protocolli supportati, ovviamente la parte di OPC UA è una di quelle maggiormente utilizzate. Altro esempio proprio di gateway. Qui ho scelto un controllore NX102 che ha le funzionalità di OPC UA server integrato in tutti i modelli. La possibilità è quella non solo di controllare la macchina, quindi per esempio la parte di scambio dati in EtherCAT con i vari inverter, servozionamenti, parti di visione, eccetera. Utilizzare magari scusate, giusto la parte principale, NX102, offre due, tre porte di rete. La terza, quella più in basso, abbiamo visto adesso, è la parte di comunicazione EtherCAT, quindi il livello più basso e più veloce. In real time, sincrono con il controllore, col processo del controllore. La seconda porta, questa verde che stiamo vedendo adesso, e quella blu sono porte Ethernet, quindi con protocollo Ethernet IP o altri protocolli come per esempio il Modbus. Quindi la seconda porta può essere utilizzata per comunicare con altri controllori e con dei robot collaborativi, ad esempio. Invece si lascia, e ovviamente potrebbe anche essere spazio per esserci spazio per un modulo I/O in seriale per quella stampante, e si lascia una porta, quella in alto, dedicata per lo scambio dati verso il mondo IT, magari col protocollo OPC UA. Questo vuol dire che le due porte Ethernet, le prime due, quella blu e quella verde, non sono uno switch di rete, ma in realtà sono due schede di rete completamente diverse e quindi posso segregare gli indirizzi e creare anche dei port forwarding per poter separare il mondo dell'IT dal mondo dell'OT. Quindi il lato alto vedranno solamente un indirizzo IP del controllore e tutti i dati che lui concentrerà, dall'altra parte il controllore andrà a fare il lavoro sporco di prendere le giuste informazioni e lasciarle a disposizione del mondo dell'IT. Ovviamente ricordo, se avete domande non esitate a porle sulla destra nella parte delle domande. Spero di non essere andato troppo veloce. Parte MQTT, protocollo MQTT, che ho visto che in pochi conoscono. Andiamo a vederlo perché anche questo è estremamente interessante. Protocollo MQTT si basa, vediamo, su questo schemino che ho messo sulla sinistra, ovvero c'è un servizio che si chiama broker, che è un servizio, mettiamolo così, come se fosse il centro postale in cui smista i messaggi. Ogni dispositivo che fa parte di questa rete può essere poi può avere un ruolo di pubblicazione o sottoscrizione a dei topic che vengono inviati in questa rete. È un ecosistema effettivamente IoT, quindi Internet of Things, in cui ogni dispositivo fa parte di questa rete che è basata sul modello che vi dicevo prima, modello publish e subscribe. Vuol dire che ognuno di questi componenti, se ovviamente abilitato su MQTT Client, può o pubblicare un topic, e per topic intendiamo per esempio banalmente un nome di una variabile, oppure sottoscriversi a un topic pubblicato da un altro componente. Mettiamola così, è un po' come se fosse il social dei dispositivi. Quindi ognuno può andare in qualsiasi momento a sottoscriversi a un topic di un altro componente e iniziare ad avere l'aggiornamento su qual è quel valore. Qual è il vantaggio? Il vantaggio che vi dicevo prima è che è un ecosistema IoT ed è un protocollo leggero, molto leggero. Quindi si può utilizzare anche in componenti, mettiamolo così, più
più semplici. Alcuni esempi potrebbe essere questa ventola che scambia, pubblica sulla rete MQTT l'informazione dello stato attuale della velocità e magari si sottoscrive tramite un topic che è set velocity a quella che è la velocità di comando. Quindi un qualsiasi altro attore, quindi potrebbe essere un nostro controllore, può andare a pubblicare quel topic di comando e andare a scrivere qual è la velocità della ventola. L'MQTT Broker, vi dicevo prima, è un servizio che deve girare su una piattaforma per smistare i messaggi. Quindi crea il collegamento tra i vari dispositivi pur mantenendoli disaccoppiati. Il broker può essere locale, quindi come in questo esempio che avevo fatto, che vi ho raccontato fino adesso, quindi può essere per esempio su un PC Linux, IPC o PC mini PC Linux o Windows, oppure può anche essere in cloud, quindi può anche essere che ogni dispositivo di questa rete MQTT vada a scambiare dati con un ente, un software che non sia nella stessa fisicamente nello stesso posto, ma sia collegabile e sia raggiungibile in Ethernet. Può anche esserci un'altra possibilità, quella di poter linkare, collegare il broker locale con un broker in cloud, quindi mantenendo sia tutto quello che sono le funzioni locali e i vantaggi di avere una soluzione locale, ma sia anche di portare i dati agevolmente su una soluzione in cloud. Qual è il vantaggio di usare una soluzione in cloud? Beh, ovviamente sfruttare un po' tutti questi loghi che ho inserito nella nuvoletta, quindi una serie di funzioni, di servizi che offrono potenzialità infinite. Un esempio banale è questo simbolino qua che magari qualcuno di voi riconoscerà, ovvero Telegram, la possibilità, ad esempio, di sviluppare delle chat automatiche in cui l'operatore può ricevere delle notifiche dal controllore, oppure addirittura, sono esempi che sono sempre divertenti da fare, è possibile direttamente comunicare con quello che sono le informazioni sul controllore, quindi chiedere lo stato, chiedere una variabile in particolare, eccetera. Ovviamente c'è bisogno di scrivere due righe di codice perché è un servizio che deve essere sviluppato, può essere sviluppato sia in locale che anche in cloud. Cosa si traduce sul controllore? Sul controllore si traduce nell'utilizzo di blocchi funzione. Blocchi funzione per i client, quindi l'abilitazione dei client, la pubblicazione e la sottoscrizione a dei topic. Facciamo due esempi. Primo esempio, semplice semplice, per esempio la creazione di una dashboard. O magari il salvataggio di dati di alcune variabili per telemetria. Ovvero sui controllori possiamo, da famiglia Sysmac, possiamo installare questa libreria MQTT e ogni controllore diventa un partecipante a questa rete MQTT. Non c'è bisogno di nessuna licenza o hardware particolare. Quello che si fa poi è aggiungere alla rete locale un sistema operativo che può essere Windows o Linux con installato un broker MQTT. In questo caso, nell'esempio, Moschitto, che è, fatemi dire, sono le Poste Italiane in questo momento, no? Uno dei partecipanti alla rete è anche un software che vive su questo computer, o potrebbe vivere su un computer diverso dalla stessa rete, ed è questo software open source che è Node-RED, a titolo di esempio. Quindi Node-RED diventa un partecipante alla rete e si sottoscrive a dei topic che vengono pubblicati dai controllori. Per esempio, i controllori, ognuno pubblica le informazioni di rendimento della linea, quindi l'OI, quindi qual è l'informazione sullo stato attuale delle macchine a loro collegate. Node-RED permette, con una grafica a flussia, di andare a prendere le informazioni in MQTT e andarle a plottare, a disegnare su quella che è una semplice dashboard, fino a raggiungere anche dashboard più complesse. Questo secondo me è un qualcosa estremamente interessante, soprattutto per molti nostri clienti che so bene, certe volte si sbizzarriscono e sono curiosi. Se siete curiosi e avete voglia di capirne di più, vi chiedo di contattarci liberamente. Abbiamo anche già preparato un piccolo documento, un progettino, un progetto di esempio per proprio mettere in piedi una soluzione con Node-RED e i blocchi funzioni sul controllore in MQTT. Se siete interessati, assolutamente
ci fa piacere, fatecelo sapere. Altro esempio, ci spingiamo forse un attimino più complicatino, però cercherò di spiegarvelo bene, farò il possibile. Ovvero, mettiamo caso che ci sia un costruttore di macchina, qua alla sua sede, e che ha l'esigenza di andare a prendere dei dati che vengono lavorati, dati di processo delle sue macchine, per fare delle attività magari di monitoraggio o anche per proporre poi servizi business to business. Quello che possiamo fare è utilizzare il protocollo MQTT come? Andiamo a installare il blocco funzioni per il client MQTT sul controllore che gestisce la macchina o sul nuovo controllore che poi si collegherà a quelli esistenti e potremmo realizzare in locale una piccola rete MQTT in cui tutti i controllori delle macchine sono collegati a un, o quello che ci interessa di macchina, sono collegati a un broker. Un broker che potrebbe risiedere su, per esempio, un IPC Linux. Questo broker dà la possibilità di realizzare una semplice dashboard, come abbiamo visto prima. Quindi, semplice dashboard, magari anche dashboard più complesse, magari dashboard che poi possono essere visualizzati da più punti della linea, quindi magari dei bei pannelli posti vicino all'operatore in alto, per avere sempre sott'occhio i parametri vitali di quella che è la produzione. Ma non basta, perché non era, questo magari è il vantaggio, è un servizio molto utile per la linea, per la produzione, per l'end user. Ma andiamo a vedere cosa si può fare. Beh, il costruttore di macchina può mettere in piedi un servizio, dei servizi in cloud, quindi comprare una nuvoletta, uno spazio sul cloud e inserire all'interno un database e un collegamento in MQTT. Questo collegamento in MQTT può essere utilizzato per, vi dicevo, scambiare dati tra l'MQTT broker locale e quello che è sulla nuvoletta. Non c'è bisogno di una particolare, mettiamo così, soluzione VPN. In realtà è il broker MQTT locale che va a comunicare in modalità sicura attraverso i protocolli TLS e SSL con un indirizzo IP che sta nel mondo internet. Quindi di dominio, mettiamolo così, pubblico, seppur dopo con le restrizioni di sorta. Che cosa si può realizzare? Si può realizzare poi un sistema effettivamente di concentratore dati su questa nuvoletta, salvare i dati sul database, rendere i dati visibili sia al costruttore di macchina, che farà le sue dovute operazioni di business intelligence o di servizi di monitoraggio, sia magari anche all'utente finale, che potrà accedere a una parte di queste informazioni, per esempio tramite una dashboard su telefono, perché no? E ovviamente il costruttore di macchina potrà allargare la sua rete inserendo tutte quelle che sono le sue macchine sparpagliate all'interno del mondo, all'interno degli end user che le hanno acquistate. Facciamo un piccolo ricapitolo prima di passare alle vostre interessanti sicuramente domande. Cosa abbiamo visto fino adesso? Spero di aver lasciato queste informazioni, ovvero che la connessione a database è una funzionalità che può effettivamente rendere flessibile e separare quello che è il mondo dell'IT e il mondo dell'OT. Qual è l'importante, secondo me, ogni volta che cerco di sottolineare? Lasciare a ciascuno il proprio ruolo, perché nell'era dei, mettiamolo così, dei tuttologi forzati, in realtà è sempre bene ricordare che ci sono tantissime cose, sia nel mondo IT che nel mondo OT, ognuno ha le sue skills. Secondo me la parte veramente interessante di questa funzione è di lasciare a ciascuno di concentrarsi su quello che sa fare meglio, pur lasciando tutte quelle che sono la flessibilità di poter creare questo ponte. La seconda è che effettivamente possiamo utilizzare il controllore di macchina non solo per comandare la macchina, la parte motion, i sensori, attuatori, eccetera, ma anche per trasformare dei dati, quindi dei byte, in informazioni utili per essere gestiti e masticati a livello più alto. Quindi il controllore si può tradurre, vista anche le potenzialità ormai dei controllori dei nostri giorni, in un pezzo di mondo che effettivamente può fare aiutare in tanti modi. E inoltre, abbiamo visto insieme
come i protocolli OPC-Way e MQTT possono, cioè, creare questo ponte ed abilitare uno scambio dati anche machine to machine, ma soprattutto tra mondo IT e mondo OT, in maniera sicura. Anzi, mentre pensate a quali sono le ulteriori domande da pormi, vi chiedo l'ultimo sondaggione, e così magari è anche interessante da vedere insieme. È questo qua. Quindi, adesso che ve le ho mostrate, a quale adesso siete maggiormente interessati? Quindi ovviamente prima la connessione database che abbiamo visto, l'OPC Way e l'MQTT. Vi lascio ancora qualche secondo. Ancora una decina di secondi. Sto per chiudere, chiudo. Chiudiamo. Vediamo insieme i risultati. Vediamo che effettivamente quello che ci risulta più interessante è in realtà quello che si conosceva meno, ovvero il protocollo MQTT. Questo sinceramente me l'aspettavo neanche tanto, però effettivamente è un qualcosa che è interessante perché abbiamo visto anche noi che molte volte proponendo questi tre esempi, queste tre soluzioni, la parte MQTT era sempre quella poco conosciuta, ma che alla fine effettivamente poteva portare a mettiamolo così, dei successivi interessamenti. Secondo, vedo il protocollo OPC-Way e infine la parte di connessione a database. Ovviamente, vi ringrazio ancora per aver partecipato a questi sondaggi. Trovate qua nell'ultima slide i miei riferimenti, quindi se poi volete siete lì, contattarmi, lì c'è l'email. Andiamo adesso a vedere le domande. Allora, andiamo a vedere. Ok, allora i controllori OMRON che non hanno PC server integrato si possono upgradare per lo standard OPC Way. Allora, ci sono alcuni casi, come per esempio l'NJ5, quindi l'NJ5 nelle forum 1003, 1004, 1005 possono, facendo solamente l'upgrade del firmware, e quindi vi chiedo poi di contattarci in questo caso. Possono essere abilitati per scambiare dati in OPC Way. Gli altri, purtroppo, non c'è questa possibilità. In quei casi, quello che di solito si utilizza è o l'inserimento di un nuovo controllore, come potrebbe essere l'NX102 da fare da gateway, oppure l'utilizzo del software Kepware Cap Server che forniamo. Che però è quel middleware di comunicazione che cercavamo di evitare, no? In tutti i modi, in tutte le slide, però spero di aver risposto alla domanda. Successiva, con Node-RED, domanda su Node-RED, se ci si può collegare a broker di terze parti anche su cloud. Sì, mettiamola così, Node-RED adesso ovviamente non è mettiamola così, non è la sede, vi ho dato solamente delle informazioni veloci, ma pensate a Node-RED proprio come un software che è alla fine è un partecipante di questa rete, può essere un partecipante di questa rete MQTT, che va a scambiare dati con i controllori, il protocollo MQTT o anche OPC Way. In realtà quello che Node-RED può fare è poi questi dati li può andare a prendere dal broker MQTT che è installato su un PC locale o su un servizio locale. Nel nostro esempio abbiamo fatto il nome di Moschitto, ma ce ne sono altri in circolazione, quindi Node-RED e Moschitto sono due cose separate, oppure anche
un software come può essere Mosquito, sempre broker, non più sulla stessa rete locale, ma anche in cloud. Node-RED non, diciamo, è di bocca buona, gli interessa solamente capire qual è l'indirizzo IP del broker che smiste i messaggi. Ok, andiamo a vedere, scorriamo se ci sono domande. Allora, domanda sull'utilizzo delle soluzioni sui controllori a piattaforma SISMAC, cioè su quali controllori possiamo utilizzare le soluzioni. Allora, la soluzione MQTT è presente in qualsiasi controllore, cioè presente, può essere abilitato utilizzando i blocchi funzione in qualsiasi dei controllori della famiglia SISMAC, quindi dall'NX1P2, l'NX102, NJ, NX. Per quanto riguarda le funzioni OPC UA e database, in realtà bisogna andare a vedere nel dettaglio, ad oggi non tutte. Quello che vi posso suggerire è di dare un'occhiata all'NX102, ovvero quel controllore che abbiamo visto nelle slide precedenti con tre porte Ethernet, due Ethernet classico, mettiamola così, e l'altra EtherCAT, perché in quel caso abbiamo tutte e tre le soluzioni, quindi abbiamo sia l'MQTT che la parte di OPC UA che lo scambio a database, fino a tre database contemporanei. E questo è molto estremamente interessante perché abbiamo visto che da parecchi clienti si è sposata la soluzione NX102 proprio per poi dare la possibilità di utilizzare i dati sia con finalità di monitoraggio ad alto livello, come può essere quindi l'utilizzo del protocollo OPC UA, mettiamolo banalmente degli SCADA o sistemi ERP, ma anche l'utilizzo delle funzioni database per andare a collezionare dati su delle tabelle. Quindi in realtà si sono usati tutti e due modi, e effettivamente l'NX102, anche con il fatto di avere due porte per dividere il mondo IT e il mondo T, abbiamo visto che è estremamente, estremamente interessante, quindi vi consiglio di andare a vedere quello nel caso. Allora, il protocollo MQTT, la dashboard deve essere Omron oppure può andare bene anche altre dashboard di altre marche? Allora, separiamo le due cose, ovvero il protocollo MQTT dà solamente la possibilità al controllore di scambiare dati, dei topic, delle variabili con gli altri partecipanti della rete. Quindi quello che fa è andare a pubblicare, sottoscriversi a delle variabili, a dei valori, inviando, ricevendo dei valori. La dashboard in realtà è un servizio che vive su un altro software e che può utilizzare quei dati, per esempio, che possono arrivare col protocollo MQTT. Ma c'è una completa differenza dalle due, sono completamente svincolate. Quindi noi poi forniamo quell'esempietto che vi ho detto, che dà un esempio di dashboard, ma solo per avere un esempio da cui partire, per semplificare questo. Un'altra domanda, sulla possibilità di leggere dei tag dal controllore da un applicativo scritto in C Sharp. Allora, in questi casi, se l'idea è quella di sviluppare un applicativo, per esempio, immagino quindi in Visual Studio, consiglio di andare a vedere la soluzione CX Compolet, ovvero la soluzione CX Compolet è un software che forniamo che permette di poter installare sul PC, dove poi sarà avviato l'applicativo, un middleware di comunicazione che traduce i dati da Ethernet IP, quindi dati che arrivano, che possono essere pubblicati da tutti i controllori della famiglia SysMac, a quello che invece sono delle librerie scritte in .NET per programmi in C Sharp o in VB.NET. In quei casi c'è la possibilità di integrare le variabili, andarle a leggere e scrivere direttamente utilizzando delle librerie prefatte che semplificando danno la possibilità di scrivere o leggere le variabili direttamente nel proprio programma. Ok, un'altra domanda sul buffering, ovvero sullo spooling dei dati, ovvero se dovesse mancare la comunicazione. Ok, nel database abbiamo visto che c'è la funzione di spooling.
Nell'OPC Way invece c'è qualcosa? Nell'OPC Way no, c'è il protocollo, in questo caso l'implementazione non prevede l'utilizzo di un sistema di spooling, quindi deve essere fatto poi direttamente sul controllore, nel caso in cui non ci sia il collegamento, salvare i dati. Diciamo così, in realtà i sistemi col protocollo OPC Way sono più rivolti dall'altra parte, non è tanto il controllore che ha l'esigenza in quel momento di inviare dei dati, ma è dall'altra parte il sistema SCADA, ad esempio, titolo di esempio, che in quel momento vuole andare a leggere il valore della variabile. Quindi è un po' girata la questione. Il PLC può fare da broker MQTT? Ad oggi no, sarebbe estremamente interessante avere questa soluzione, ma ad oggi no, non può farlo. Però ci penso perché è una cosa estremamente, può estremamente diventare interessante. Allora, la parte del protocollo MQTT. La parte della sicurezza, c'è una domanda di un cliente che la sta utilizzando già, chiede se è già disponibile la versione MQTT-S, quindi il protocollo sicuro dell'MQTT. Ad oggi sui blocchi funzioni disponibili no, però è in previsione di sviluppare e di rendere pubblici anche la versione MQTT-S, che aggiunge anche la parte di sicurezza a quello che è il protocollo MQTT. Sì. Robot collaborativi hanno funzioni native per partecipare a connessioni OPC MQTT? Allora, ad oggi no, la comunicazione deve essere fatta per esempio in Modbus TCP ed è per quello che in molti casi si va a utilizzare un controller NX-102, quindi l'NX-102 può fare da tramite tra quello che è la comunicazione nativa del robot collaborativo e quello che è l'esigenza di un sistema d'alto livello. Un esempio di questo tipo è stato portato in fiera. Alla fiera SPS di Parma dell'anno scorso, in cui c'era un nostro robot collaborativo che andava a scambiare dei dati con una piattaforma in cloud di Oracle. Chi faceva il lavoro sporco in questi casi era proprio il controllore. Non mi ricordo se nell'NX102 o nell'NX1P2, quindi addirittura quello più piccino, però quello che faceva era proprio scrivere in MQTT e anche ottenere delle informazioni da sistemi esterni. Allora, vediamo un po'. Sicuramente il formato JSON è molto interessante per infinite applicazioni con diversi linguaggi, ovviamente vincolato alla creazione di un sistema di comunicazione MQTT. Qual è la compatibilità di questi blocchi funzioni in Sisma? Su quali PLC possono essere utilizzati? Allora, spero di aver già risposto sulle quali PLC. La compatibilità, allora, si è parlato di JSON. JSON sì, non l'ho detto, ma è il formato e il linguaggio che poi viene utilizzato poi all'interno di queste comunicazioni. All'interno dei blocchi MQTT, quelli che vi ho fatto vedere erano quelli per creare la connessione, tipo client, leggere e scrivere. In realtà ci sono tanti altri blocchi e funzioni che permettono di fare le traduzioni to JSON e from JSON. Quindi JSON è il formato che deve essere utilizzato, ci sono nella nostra libreria. Che permette poi di sfruttare e di tradurre. Per inviare dati a Telegram, cosa si necessita? Allora, in realtà abbiamo visto che noi abbiamo fatto delle prove, dei demo simpatici, abbiamo utilizzato Node-RED, abbiamo utilizzato quindi un controllore, banalmente, mi sembra fosse, abbiamo utilizzato in alcuni casi l'NX-102, in altri l'NX-1P2. Il controllore va a pubblicare i dati in MQTT o anche a sottoscriverli e poi abbiamo creato su Node-RED giusto un flusso molto semplice in cui c'è la ricezione con un blocco funzione di ingresso di Telegram. Questo riceve quando si va a scrivere su quella chat il messaggio scritto dall'utente e con questo messaggio si può andare a definire alcune logiche e rispondere allo stesso utente Telegram con un messaggio. È un esempio che stiamo pensando di fare per completare quel progetto che vi ho detto è disponibile per l'MQTT e la parte Node-RED, quindi poi se sarete interessati mandateci pure la vostra email a richiesta, così quando avremo pronta anche l'esempietto su come inserire la comunicazione con Telegram ve lo pubblichiamo volentieri. Necessita di un plugin per Node-RED apposta per Telegram e su Telegram c'è tutta una parte di creazione di chatbot che WhatsApp purtroppo non ha, per cui è possibile creare un identificativo, un token,
che può essere utilizzato per creare questo chatbot. Ora, purtroppo il tempo è poco, spero di aver dato delle informazioni preziose. Ok, qual è lo scopo di OPC Way? Beh, lo scopo di OPC Way è standardizzare, cioè non essere più legati a logiche di protocolli proprietari, quindi non essere più legati, soprattutto l'end user, a dover chiedere espressamente poi una soluzione SCADA complessa con driver di comunicazioni variegati, ma in realtà chiedere sempre, per esempio, l'OPC Way. Chiedere che il costruttore, ed è questo molti dei casi che vediamo, chiedere che il costruttore mandi, sviluppi le macchine utilizzando il protocollo OPC Way, così in modo da inglobare facilmente le variabili con quello che è il sistema realizzato, lato IT. Quindi è proprio per standardizzare. Ancora le ultime domande. Il PLC può ricevere dati tramite sottoscrizione MQTT, certo, quindi può pubblicare e sottoscriversi, assolutamente. Per quanto riguarda dove trovare la libreria, mandatemi pure un'email e vi ricontatteremo per la libreria MQTT. Vediamo se ci sono ancora domande. Quando usare MQTT e quando usare OPC Way? Dipende da un po' quello che si vuole fare e un po' insomma quello che ci si trova dall'altra parte. Quindi dipende un po' sia dalle esigenze del cliente sia dalle vostre. OPC Way ovviamente è uno standard riconosciuto, ben riconosciuto. E quindi è ad oggi il preferito assolutamente. Le slide le riceverete, grazie per i complimenti, ma le slide le riceverete appena possibile, credo già oggi barra domani riceverete le slide. Ok, chiarimenti sulla sicurezza MQTT a livello di cifratura e autentificazione. Allora, l'MQTT come adesso è implementato? È un MQTT senza la S, quindi manca la S finale, vuol dire che non è l'implementazione sicura, quindi vuol dire che i dati sono inviati in chiaro. Okay? Banalmente, se andassimo a sniffare la rete, vedremmo i messaggi che vengono scambiati, i valori. Viene superato questo utilizzando logica MQTTS, quindi ad oggi vi ripeto, sulle blocche funzioni che abbiamo non sono ancora MQTTS, ma l'implementazione senza la S. Quindi mandi i dati in chiaro. Nelle implementazioni che abbiamo sviluppato fino ad oggi, cosa abbiamo creato? Abbiamo utilizzato un broker locale in cui i dati venissero scambiati alla fine MQTT senza la S. E poi per raggiungere fuori il cloud, a quel punto abbiamo usato le funzioni del broker, dei due broker, quello locale e cloud, e quindi abbiamo in tutti e due inserito l'MQTTS. Quindi i dati al di fuori sono inviati, perché questi sistemi stanno già in funzione, vengono inviati in maniera sicura. Quindi ad oggi così, prossimo step, ripeto, avere l'MQTTS direttamente sul controllore. Allora, protocollo di comunicazione tra DB Client e DB Server Oracle. Allora, sì, non l'ho detto, ma la modalità di connessione da database supporta svariati tipi di database, ne cito alcuni, MySQL, SQL Server, l'IBM DB2, Postgre, e anche, mi dimentico sempre l'ultimo, ce n'è anche un altro, comunque c'è la lista, trovate poi la lista anche sul datasheet, Firebird forse. E di solito, tipicamente, quelle più utilizzate sono MySQL, SQL Server, anche se anche Postgre è assolutamente interessante, soprattutto per applicazioni magari più, mettiamola così, più leggere. Ok, allora, siamo giunti alla fine. Spero sia stato tutto di vostro interesse. Riceverete ancora quindi le slide, come vi ho detto, e un questionario da compilare. Rispondo all'ultimo, Postgre SQL è supportato? Sì, è supportato Postgre SQL. Grazie ancora, ripeto, e vi auguro una buona continuazione di giornata al prossimo webinar. Ciao a tutti!